Tutto pronto per la 40ª edizione di Ora Arezzo, la manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa italiana, che sarà inaugurata sabato ad Arezzo Fiere e Congressi. L'appuntamento per eccellenza del settore orafo Made in Italy, gestito da Italian Exhibition Group, riunisce alcune tra le migliori aziende manifatturiere italiane attraverso percorsi espositivi dedicati all'orificeria, gioielleria, argenteria, semilavorati e pietre. 4 giorni di fiera, oltre 500 aziende espositrici, 98% italiane, il 50% provenienti da Arezzo e l'altro 50% provenienti dai maggiori poli produttivi italiani: Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano, Firenze. Un'edizione all'insegna dell'innovazione, della ricerca stilistica e tecnologica, prodotti all'avanguardia che, guardando alla tradizione, seguono le regole della produzione industriale. Grazie a ICE e al MISE abbiamo una delegazione di 450 top buyers provenienti da paesi emergenti e tradizionali, da 60 country. Abbiamo 60 buyers provenienti dal Medio Oriente, di cui 30 da Dubai e gli altri da Arabia Saudita, Giordania, Libano e Israele. 20 top buyers Hong Kong e Cina e oltre 40 buyers dagli Stati Uniti, quindi avremo delle importantissime catene di negozi tra le quali Signet, Evine la televisione, Bainbridge e Saks Fifth Avenue. Primis il nostro art director Beppe Angiolini quest'anno, per celebrare i 40 anni di Ora Arezzo, ha indetto il tema dell'anello, quindi il monile più amato dalle donne, l'anello simbolo dell'amore, l'anniversario. E oltre 60 le aziende espositrici che hanno aderito, dove presenteranno la massima creatività nella lavorazione sia dei materiali che dell'innovazione tecnica. Abbiamo anche una giuria importante con stilisti di moda, Cervino, Eva Cavalli, Sarti, e poi abbiamo l'influencer Gio Squillo e delle professioniste, delle giornaliste a livello internazionale, Paola Cacianti, Eva Desiderio, Fabiana Giacomotti e Federica Frosini.